Siamo con Anis. Oggi siamo qua in via Scureria. Cosa hai mangiato te di bello? Io la focaccia al formaggio. A te è piaciuta? Molto buona, molto buona. La consiglio. Venite numerosi, bellanti. Takeshu! Bacicin con Momo. Momo. Raccontaci un po' cosa proponete alle persone. Cioè, in realtà qua, come vedi, Bacicin è una roba proprio, diciamo, tipico. Facciamo, tra l'altro, pizza e acciughe. Pizza, okay, con due S. Okay. Quelle che ci facciamo qua in Liguria, negli anni 1500. Okay. E quindi facciamo le stesse identiche cose e poi usiamo tante acciughe per i diversi tipi di panini, piatti, pizze. Come sei entrato nel campo della ristorazione? La mia famiglia è una famiglia che cucina, è una famiglia appassionata della cucina. Tipo mia sorella è una chef, quindi ho avuto anche influenza da lei. E quando sono venuto qua, quando ho avuto la possibilità di iniziare qua al Porto Antico, a lavorare alla Vegesena, iniziando a fare lavapiatti, mi sono più appassionato alla cultura culinaria ligure e quindi mi sono dato tanto da fare. Fino ad adesso che mi sono fatto un po' di esperienza. Ho viaggiato parecchio per imparare, per farmi un po' di esperienza, ma in Italia, dico, che qua l'Italia è ricchissima di storia, anche di cultura, culinario, che è sempre stato il numero uno del mondo, quindi non mi serviva andare oltre. E stavo qua e ho girato un bel po', soprattutto in Emilia Romagna, e mi sono fatto un po' di esperienza e sono tornato qua dopo il Covid e fino adesso sto cercando di spingere ad andare più avanti possibile. Ho raccolto una possibilità di lavorare in società e questo progetto mi gasa veramente tanto, sono davvero contento e vediamo come andrà. Dai, speriamo bene, mi raccomando, venite tutti a trovarlo e Momo saluta tutti perché la sua fama è internazionale. E niente, venite tutti qua. Dai che show, io ora vado a mangiarmi la focaccia qua, belandi. Dai che show. Andiamo.